Bene, una delle volte scorse abbiamo visto la legge di caduta dei corpi, dei gradi. Abbiamo visto che sottinteso dei corpi sulla superficie terrestre. Abbiamo visto che cadono tutti con un'accelerazione che è la stessa indipendentemente dalla loro massa, posto che, da qui il termine libera, posto che ad esempio non ci siano altri effetti importanti in gioco, come l'attrito con l'aria. La legge dice che tutti i corpi con accelerazione costante diretta verso il basso il cui valore prende il simbolo G e vale 9,81 metri al secondo quadrato. Quindi per esempio se io prendo, questo è il suolo, prendo un oggetto di massa M, lo lascio cadere, questo cade verticalmente verso il basso, con un'accelerazione che ha questo valore, qualunque sia la massa M. Corpi cadono con la stessa accelerazione, attenzione, la stessa accelerazione, non la stessa velocità. La velocità può essere diversa, l'accelerazione è la stessa. Facciamo un esercizio che applichi questa legge. Se per esempio prendiamo la finestra di un palazzo e supponiamo di far cadere, di lanciare un oggetto verso il basso, di lasciarlo cadere e di chiederci dove si trova dopo ad esempio un tempo pari a 3 secondi, qual è la sua posizione. Se a questo punto, dopo 3 secondi cade lungo la traiettoria verticale, dopo 3 secondi dove sta? Beh, a questo punto prendiamo un sistema di coordinate che cresce verso il basso, x punta verso terra, diamo al punto di partenza la coordinata nulla, la velocità iniziale è 0, il sasso parte da fermo. Se l'accelerazione è costante si tratta di un moto uniformemente accelerato, quindi valgono tutte le regole del moto uniformemente accelerato. In particolare la posizione x vale posizione iniziale più velocità iniziale per tempo più un mezzo dell'accelerazione per il tempo al quadrato, supponendo anche qui che 0 sia 0. Scattiamo il cronometro quando lasciamo cadere il sasso. Allora, nella nostra legge questo è nullo, di 0 a 0 quindi questo termine anche non c'è, rimane un mezzo atti alla seconda e quindi la posizione occupata dal sasso dopo 3 secondi vale un mezzo per 9,81 metri al secondo quadrato per 3 secondi al secondo. Di conseguenza viene un mezzo per 9,81 per 9. E otteniamo
44.245 metri. Chiudo qua sotto se riuscite a vedere. Cioè, dopo 3 secondi il sasso ha percorso una distanza pari a 44.145 metri. Supponiamo che l'altezza da cui lasciamo cadere H sia un centinaio di metri. Se parte da 100 metri, dopo quanto tempo arriva a terra? Beh, anche in questo caso utilizziamo la legge oraria. Mi chiedo se quanto tempo impiega a percorrere una distanza H. H è la distanza che serve in tempo. Nelle stesse condizioni di prima, parte da fermo con T0 uguale a 0. Il cronometro scatta quando lo lascio cadere. Il punto lì ho H uguale a un mezzo G, che c'è cioè la gravità, per T alla seconda, quindi T vale 2 volte H. Con un po' di algebra. Quindi la radice di 2 volte 100 metri fratto 9,81 metri a seconda. Quindi viene circa 4,5 secondi. Tutti 4 secondi e mezzo tocca a terra. Qual è la velocità con cui tocca il suolo, qual è la velocità di impatto? E anche qui posso usare la relazione che lega velocità e tempo nel moto nel frumento accelerato. V uguale a V0 più A per T. Quindi se mi chiedo qual è la velocità con cui tocca terra, di uguale a V0 più A T. In questo caso V0 è 0, 9,81 metri al secondo quadrato per 4,5 secondi. E otteniamo 44.3 metri al secondo, che corrisponde a circa 160 km orari. Quindi se lasciate cadere un oggetto da fermo, in 4 secondi e mezzo raggiunge la velocità di 160 km orari. Quindi si muove molto rapidamente, posto che ovviamente, come ripeto prima, il punto con l'aria non ha piede. Ok, un altro esercizio che potremmo fare è questo. Supponiamo di avere il nostro sassolino di prima, però questa volta a terra. Prendiamo un sassetto e lo lanciamo verso l'alto. Lo lancio verso l'alto con velocità iniziale di 0. Facciamo finta 5 metri al secondo. Sparo verso l'alto con la velocità iniziale di 5 metri al secondo. A quale altezza arriva? Dove arriva? Sì.
andiamo verso l'alto, andiamo verso l'alto, andiamo verso l'alto, andiamo verso l'alto, dove arriva? No, ma dipende dalla velocità, non dalla forza. Dipende da di zero. Mentre il sassolino si muove, il suo moto è un moto uniformemente accelerato. Solo che stavolta conviene prendere una coordinata verso l'alto. Questa volta scegliamo di misurare le posizioni in modo crescente verso l'alto. In questo modo l'accelerazione a cui è sottoposto il sassolino vale sì 9,81 metri al secondo quadrato, però è negativa perché punta verso il basso. L'accelerazione punta verso il basso, quindi è una decelerazione, mentre sale la sua velocità diminuisce, a un certo punto si ferma. Di quanto è salito fin tanto che si ferma ce lo dice in questo caso delta y. Il quadrato della velocità è la velocità iniziale del quadrato più due volte l'accelerazione per lo spostamento. Aspetta, ma sono meno. Certo, perché è una decelerazione. L'accelerazione punta verso il basso. Quindi se tu lanci verso l'alto, la velocità diminuisce fino a che non sia nulla e lì si ferma. E dopo, dopo. No, dopodiché accelera ma verso il basso. A noi interessa il punto dove si ferma, cioè dove V è 0, quindi questo numero è 0, la nostra incognita è delta Y, quale Y si ferma. Ok? Oppure se preferite Y finale meno quello iniziale che è 0. Il nostro delta Y è Y finale meno Y iniziale, ma siccome parte da 0, questo è 0, parte dal suolo. A quale quota arriva. Quindi ho 0 uguale b iniziale quadrato più 2 volte a y meno, con un po' di algebra basta spostare 2y a destra, divido per meno 2a e ho che la quota di arresto è il quadrato della velocità iniziale diviso 2a col segno cambiato. Sostituiamo i numeri. 5 metri al secondo al quadrato diviso 2 volte meno 9,81. Abbiamo 25 diviso 1,27 metri. Questo meno si semplificano e il risultato è positivo. Si ferma dopo che si è alzato di 1,27 cm. Quanto tempo impiega a salire? In quanto tempo raggiunge questa quota massima? Nessuno lo sa. Non facciamo trovare in quanto tempo è salito. Quanto tempo impiega per arrivare dal punto di partenza al punto di arresto? Questo è A e questo è B. Allora, è sufficiente che uso le leggi del moto leggermente accelerato.
per esempio quello della velocità. Il tempo che impiega a salire è lo stesso che impiega l'accelerazione a ridurre da V0 a 0. Quanto arriva sopra al massimo, la velocità è nulla. Vediamo 0. Vale meno 0 su A. 1, 5 metri al secondo, 8 meno 9,81. Sarà poco più di mezzo secondo. Quanto tempo impiega a ricadere? Lo stesso tempo per fare la giovane. Perché l'accelerazione è la stessa. E quindi mentre sale l'accelerazione cosa fa? Porta la velocità da V0 a 0, mentre scende fa il lavoro inverso, va da 0 a V0 però nel verso opposto. Quando ritorna a terra, in questo punto la velocità è diretta verso il basso, ok? Quindi di conseguenza se usassimo questa legge, ok? V passa da V0 a meno V0, quindi avremo T totale uguale a meno 2V0 su A. Quindi il tempo di viaggio totale, salita più discesa, è il doppio di quello della salita. Quindi per scendere ci impiega il doppio del tempo, cioè il tempo uguale a quello per salire, quindi il viaggio totale è il doppio del tempo di salita e il doppio di discesa. Sono arrivato. Non è dubbio. Chiaro? Fare questo esercizio è il 41 a pagina 53. Dice, è molto simile a quello di prima, una moneta viene lasciata cadere da un ponte alto 135 metri. La resistenza dell'aria è trascurabile. Calcola la velocità della moneta quando tocca il suolo. Questa è la finale. Qui abbiamo il ponte. Questa è H. Punto di partenza A, punto di impatto B. Qual è la velocità nel punto di impatto? Nell'ipotesi che la resistenza dell'aria sia trascorsa.
non facciamo altro che riscrivere quello che abbiamo scritto prima. Cioè utilizziamo la legge del moto uniformemente accelerato. Stavolta possiamo prendere per esempio un sistema orientale, un sistema di coordinate verso il basso, per esempio. Qui c'è 0 e qui. Se ad A diamo coordinata 0, che coordinata assume B? 135 metri, che è l'altezza del ponte. X di A è 0, X di B 135 metri. In questo sistema l'accelerazione è positiva o negativa? Positiva. Positiva, perché è diretta come il sistema al nostro asse di coordinate. La velocità iniziale è 0. Quindi la velocità in A è 0, ci interessa quella in B, quindi l'accelerazione vale più 9,81 metri al secondo quadrato. Ok? Quale legge ci conviene usare delle tre che abbiamo visto a suo tempo per il moto uniformemente accelerato? Quale delle tre? Non lo sa nessuno, ahimè. Nessuno ha dato di voto. Qual è l'incognita? È una velocità. In quale relazione il risultato è una velocità? C'è V uguale spazio molto tempo, che va al suo per modo uniforme, che non è il caso nostro. Credo. Quella con di 0 con di 4, perché quella che mette in relazione velocità, accelerazione e spostamento. Qui il tempo non ce l'abbiamo. La cosa che ci serve è questa, il quadro è di 0 quadro due volte a, in questo caso, delta x. 0 è 0, quindi V, B, la seconda è quadro più 2A, X, quindi 0 più 2 volte 9,81 metri al secondo quadrato per 135 metri. Attenzione, questo è così, quadro, eh? Per cui vale 2 per 9,81 per 135 2648,7 metri quadrati al secondo quadrato, quindi VB vale 51,47 metri al secondo. Per l'esercizio calcolate quanto tempo impiega a cadere, quanto tempo arriva al secondo. Ok? Per oggi ci fermiamo qua. Ma perché le